Salve a tutti, a tutte, benvenute e bentrovati. Allora, nuovo video, nuovo interattivo, andiamo a vedere cosa facciamo. Andiamo a scoprire un nuovo incontro, qualcuno di nuovo che voi avete incontrato di recente. Allora, come voglio fare questo interattivo? Allora, intanto voglio dire che è una richiesta e quindi insomma sono felice comunque di accontentare le vostre richieste, anzi vi invito sempre a farmi delle richieste perché mi fa piacere accontentarvi. Allora, nuovo incontro, quindi una persona nuova che avete incontrato di recente. Cosa pensa di me? È interessato? Ci sono potenzialità per un futuro? Quindi qualsiasi persona avete incontrato vi piace e sa, percepite che sta per iniziare qualcosa, fa il caso vostro. Come vedete, ho preparato tre cuori: cuore verde, prima variante, cuore giallo, seconda variante, cuore rosso, terza variante. Adesso io davanti a voi preparo queste tre varianti, diciamo così, prendendo una carta per ogni variante. Ovviamente, se voi volete andare avanti e andare direttamente alle varianti, io poi metterò comunque anche i tempi per, diciamo, quelle più impazienti, eh? Se invece volete assistere alla scelta delle carte, beh, quello è importante anche questo. Allora, quindi sto mischiando gli oracoli del cuore, carte ovviamente immancabili per una variante, per una domanda, scusate, del genere. Quindi andiamo a vedere questa persona, nuovo incontro, eh? Nuovo incontro, questa persona. Cosa pensa di me? È interessato? Ci sono potenzialità in futuro? Quindi andiamo a vedere questa persona che voi avete incontrato. Cosa pensa di me? È interessato? Ci sono potenzialità in futuro? Andiamo a vedere. Prendiamo anche qua una carta prima variante, un'altra carta seconda variante. Un'altra ancora terza variante. Adesso andiamo a prendere le sibille italiane e andiamo a fare la stessa domanda. Nuovo incontro, cosa pensa di me? È interessato? Ci sono potenzialità per questo nuovo incontro per il futuro? Quindi una carta qui, un'altra qui e un'altra qui. Eccoci qua. Adesso andiamo a prendere le mie carte della personalità. Quindi nuovo incontro, avete incontrato una nuova persona. Vediamo un po' che tipo è, vediamo se ci dà qualche indicazione, su questa persona chi è. Allora, qua prenderemo tre carte per capire bene la personalità di questa persona che avete incontrato. Quindi tre carte anche qua. E tre carte, terza variante, cuore rosso. Oh, perfetto. Adesso noi poi ovviamente preso queste carte, poi faremo la stessa con i tarot, Romantic Tarot. Adesso dei miei 156 pensieri, carte gialle e carte verdi di Zaira. Quindi andiamo a vedere questa persona, nuovo incontro, visualizzate questa persona, mi raccomando, respiro profondo, visualizzate la persona che vi interessa, questa si è girata e la mettiamo qua. Allora, quindi nuovo incontro, cosa pensa di me? È interessato? Ci sono potenzialità per il futuro? Quindi prendiamo due carte qua. E due carte anche qua. Allora, ragazze, io ho terminato, quindi sceglietevi la vostra variante, mi raccomando, fatelo così a istinto, se mi piace il colore o la posizione, vedete voi, io vado avanti e inizio subito con la prima variante. Eccomi qua, carissime, benvenute voi che avete scelto il cuore verde. Quindi metteremo il vostro testimone qua, che lo vedete, e andiamo subito a vedere cosa ci dicono queste carte. Quindi nuovo incontro. Cosa pensa di me? È interessato? Ci sono potenzialità per il futuro? Vediamo.
Allora, qui la prima carta delle mie carte oracolari esce: sei la persona che ho sempre sognato di incontrare. Quindi questa persona già vi vede abbastanza in maniera bellissima. Dice però non voglio avere una relazione. Quindi fate attenzione, vediamo un po' gli aspetti di questa persona. Tiene alla sua immagine, ecco. È molto concentrato su se stesso. Ama la conquista. Quindi, questa persona, tenete conto di queste cose. Quindi è una persona che è molto concentrato su se stesso, quindi parliamo un po' di un egocentrico. Ama la conquista, quindi diciamo ama conquistare, è un po' un Don Giovanni, chiamiamolo così, e tiene molto alla sua immagine. Questo è anche un piacione, uno insomma che si dà molta importanza al suo aspetto fisico. Quindi, nonostante dice sei la persona che ho sempre sognato di incontrare, quindi comunque voi l'avete colpito e anche molto. Questa persona sembrerebbe non avere voglia di avere una relazione. Dice non voglio avere una relazione. Ovviamente per il momento è così. Vediamo ancora. Allora, questa persona, vedete, vi ritiene una persona, diciamo, di fiducia. Ecco, con voi probabilmente pensa anche che siete una persona con cui lui può chiedere consigli, una persona saggia, una persona a cui fa visita e quindi una persona che a lui piace proprio a livello intuitivo. Ecco, qui viene la carta anche dieta vegetariana. Quindi qua questa carta significa che c'è una fonte di energia, di salute e lucidità che è capacità espressive maggiori. Quindi qua la vostra energia è un'energia propositiva e quindi comunque questa situazione comunque vi porterà una nuova fonte di energia. Vediamo qui ancora la carta degli oracoli dell'amore ci suggerisce di pensare prima di tutto a voi stessi. Quindi qua il rispetto di sé rende più romantici e più attraenti. Quindi in primis pensate a voi stessi, eh? Cuore verde. Andiamo a vedere cuore verde. Questa persona, nuovo incontro. Allora, per il cuore verde, prima variante, nuovo incontro. Vediamo cosa pensa di voi questa persona, prima variante cuore verde che avete incontrato. Vediamo prima cosa pensa. Poi vedremo cosa è interessato e poi ancora andremo a vedere appunto se ci sono potenzialità. Allora, vediamo un po' cosa pensa di voi. Allora, intanto 5 di denari, pensa che con voi di trovare la chiave dell'amore, quindi ha bisogno di una situazione del genere. Pensa anche che con voi potrebbe voi rappresentate un po' quelli che sono i suoi ideali. Infatti, qua lo diceva, no? Sei la persona che ho sempre sognato di incontrare. Forse assomigliate a qualcuno del suo passato, magari il primo amore, oppure rappresentate proprio il suo ideale. Ecco la carta del mondo. Pensa che voi siete una persona con cui lui può realizzare qualsiasi obiettivo. E siete anche una persona a cui lui piace portare in giro, non so, magari uscite, fare delle cose insieme, perché comunque il mondo ci parla anche di svaghi e divertimenti. Quindi questo è quello che pensa di voi. Pensa anche che siete una donna molto completa, una donna che potrebbe dargli l'estasi, eh? Un'unione, un qualcosa, proprio il mondo, no? La realizzazione di ogni cosa. Vediamo un po'. Ma questa persona è interessata a voi? Andiamo a vedere. Beh, qua viene l'eremita. Quindi, nonostante è interessato, però vedete perché viene fuori la carta della giustizia, però come se questa persona ha un po' paura, non vuole, è interessato a voi, però non ha coraggio per una scelta di mostrare una passione, quindi sta un po' sulle sue. Infatti viene l'eremita, è una persona che sta un po' sulle sue, sta aspettando che l'amore possa dare un cambiamento,
con il due di spade deve fare una scelta coraggiosa e lui ha paura di lasciarsi andare, di mostrare la passione, però devo dire che con la carta della giustizia centrale lui si vuole impegnare, nonostante dichiara di non volere una diciamo, relazione, però il suo interesse è un interesse di impegno, un'anima romantica, è un interesse dolce verso i vostri confronti. Andiamo a vedere, ma ci sono con questa persona, questo nuovo incontro, voi cuore verde, c'è la possibilità, la potenzialità di un futuro con questa persona? Andiamo a vedere. Qui abbiamo i 10 di bastoni, abbiamo il 7 di denari, abbiamo la carta del 2 di coppe. Assolutamente sì. Allora, qui ovviamente all'inizio questa sarà una situazione un po' controllata. Questa persona è molto controllato, ha paura di lasciarsi andare perché? Perché vedete, ha un'anima ferita, 5 di spade. Si vede che lui nella sua vita deve aver sofferto molto e qui non c'è stato un perdono, anzi, c'è stato un duello, un qualcosa che a questa persona gli hanno tolto. E quindi lui sta passando, ha passato una situazione di pesantezza nell'ambito della direzione del cuore. Quindi qua deve fare uno sforzo positivo per superare questa situazione. Quindi all'inizio con voi vi terrà un po' un amore segreto. Vedete, c'è questa carta che ci parla appunto dell'appuntamento segreto dell'amore nascosto. Quindi vi terrà nascoste. Non vorrà ufficializzare questo vostro rapporto, però sappiate che qua nascerà una due di coppe, un'attrazione, un sentimento, un'affinità. I vostri cuori saranno proprio agitati, saranno fermentati da questo, da questa passione, per cui diciamo che la potenzialità per un futuro c'è. Al momento no, perché lui si protegge da quello che ha sofferto, quindi terrà questi appuntamenti segreti, questo amore nascosto, cioè tende a non ufficializzare il rapporto. Però ci sono le prospettive per poterlo, la potenzialità c'è perché abbiamo un 2 di coppe. Quindi detto questo, per il futuro la potenzialità c'è. A patto che si possano risolvere questi problemi lui del suo passato. Ragazze, questo è tutto. Mi raccomando, like. Mi raccomando, iscrivetevi se non siete ancora iscritti. Io vi ringrazio. Voi, prima variante cuore verde, un abbraccio di luce dalla vostra Zaira e passo alla seconda variante. Eccomi qua, benvenuti voi, seconda variante cuore giallo. Metterò il vostro cuoricino qua così lo potete vedere. E andiamo a vedere subito con queste carte appunto questo nuovo incontro, chi è, insomma, che situazione c'ha, un po' la sua personalità. E poi andremo a vedere con i tarot, i romantic tarot, le domande che abbiamo previsto. Allora, qua questa è una persona che è molto attratto da voi a livello sessuale, quindi desidero fare l'amore con te. Quindi qua c'è una forte attrazione che prova per voi. Addirittura sono innamorato di te, quindi qua c'è una grande passione, una potenzialità molto forte nei vostri riguardi. Allora, questa è una persona che si prende cura della persona che ama, quindi bella questa carta. Ha un bel fisico, interessante. E fra voi due ci sa c'è una notevole differenza di età, quindi qua potrebbe essere o che voi siete più grandi di lui, o lui è più grande di voi, o viceversa, insomma, comunque c'è una differenza notevole di età. Se non c'è questa differenza notevole di età, potrebbe essere che c'è una differenza proprio di maturità, no? Nel senso che uno dei due può essere meno maturo dell'altro, a livello proprio così. Scusatemi. Allora, qui viene la carta del dottore, quindi questa persona sta un po' male. Scusatemi un attimo. Eccomi qua, quindi la carta del dottore ci parla, insomma, che questa persona è un po', potrebbe stare male in certi momenti della sua vita e lo vedo anche una persona un po' arrogante, con dei tratti arroganti. Pagamento dei debiti.
La vostra energia è un'energia che adesso voi è come se avete pagato i vostri debiti, e quindi qua la vostra vita, cioè voi e la vostra vita, venite sollevati dal peso dell'abitudine di contrarre debiti. Qua finalmente avete pagato per qua, con qualche amore tossico, e qua si sta per aprirsi una nuova situazione, un'energia totalmente nuova. E qua c'è la carta di riconciliazione. Ora, una persona del passato sta tornando nella tua vita. Adesso, qui, questa carta potrebbe significare che questo nuovo incontro per voi, seconda variante, cuore giallo, è un nuovo incontro, ma con una persona già del passato, che ovviamente magari in passato si è comportata in maniera arrogante, perché qua avviene un po'. Oppure potrebbe significare, questa riconciliazione è che voi, con l'incontro, la conoscenza di questa persona, vi state riconciliando con la vostra anima, con la vostra essenza, col vostro sentire e provare, come se vi riconciliate con l'amore. Adesso andiamo a vedere un po' con i tarot, romantic tarot, andiamo a fare le domande. Cosa pensa di me questa persona? Nuovo incontro, eh? Noi andiamo sul nuovo incontro. Poi, ripeto, anche se è uscita questa carta della riconciliazione, potrebbe essere anche, ecco, adesso mi viene in mente un'altra possibile spiegazione, che mentre voi avete questo nuovo incontro si possa ripresentare, perché questa è la carta appunto degli oracoli dell'amore, è legata ai sentimenti che voi state vivendo. Magari c'è una persona del passato che potrebbe ritornare nel contempo in cui voi state conoscendo o avete fatto questo nuovo incontro. Vediamo cosa pensa di voi questa persona. Il Papa. Tutto il bene possibile. Abbiamo Regina di Spade e abbiamo Infante di Spade. Allora, cosa pensa di voi? Questa persona pensa che voi gli avete ferito il cuore, o siete una donna che potete ferire il suo cuore. Pensa che voi siete una donna che sapete perdonare, che avete un grande autocontrollo, che siete come una benedizione per lui, nel senso, pur avendo voi questa diciamo questa forza della regina di spade. La regina di spade è una donna, potrebbe essere una donna indipendente, vedova, a volte è sola, è una donna che comunque è stata ferita a livello sentimentale, e quindi è più forte, più guardinga, mette sempre i puntini sulle i. Quindi lui pensa di voi che voi siete una donna molto esigente, pensa che siete però anche una donna bella, che sa perdonare. Comunque la regina di spade, prima di diventare così, è una donna che ha perdonato tanto, e che quindi però adesso avete questo autocontrollo, ed è una benedizione per lui avervi incontrato. E soprattutto pensa di essere per voi l'uomo del destino, cioè lui si vede un servo d'amore, cioè si vede catturato. Pensa che voi gli avete proprio catturato l'anima a questa persona. Qui abbiamo un'energia che può parlarci dei segni di terra, quindi Capricorno, Toro o Vergine, e anche di segni di Aria, Bilancia, Gemelli e Acquario. Vediamo adesso, è interessato a voi questa persona? Qui abbiamo la carta della ruota. Abbiamo il 6 di denari e abbiamo la carta degli amanti. Mamma mia, ragazzi, è bellissimo. Allora, qui è molto interessato. Lui, nel conoscervi, guardate che bella questa carta degli amanti. Nel conoscervi, lui vi ha riconosciuto. È proprio un amore ricambiato, è riconoscersi, cioè voi vi siete evidentemente guardati, e qua qualcosa è scattato dentro di voi. Ovviamente c'è stato questa persona, comunque c'è da dire che nell'interesse che ha per voi, è una persona che a volte nel passato ha avuto una sorta di incostanza.
in amore, potrebbe essere una persona che potrebbe anche creare delle altalenanze, delle ciclicità. Però in questo momento lui vive questo momento come un destino propizio, vuole condividere questa novità e vuole andare oltre. Oddio, forse questa carta della ruota può significare qualcosa del suo passato, che lui in passato ha vissuto qualche amore altalenante, però adesso non si vuole fare domande e vuole andare avanti perché vi ha riconosciuto, siete una persona che gli fa proprio tanto tanto vibrare l'anima. Andiamo a vedere se ci sono potenzialità per il futuro con questa persona. Qui viene una papessa. Altro che qua vi vede una persona veramente, come dire, meritevole, molto meritevole. 9 di spade, re di coppe. Ragazze, che dirvi? Fondo mazzo abbiamo un 4 di spade. Allora, questa è una persona, vedete, che in realtà nel suo passato si è lasciato andare tante cose, ha sprecato tanto, anche se ha dato tanto, si è donato tanto, vedete qua c'è la carta del dono, però ha ricevuto delle crudeltà, diciamo, no? Con voi ritrova la saggezza, la papessa, la donna intuitiva, la donna di cui lui non ha dubbi, la grandama, la donna saggia che può aiutarlo, che può guidarlo, ecco, con la sua saggezza, con il suo sapere. Poi qua viene un re di coppe, quindi quando questa persona qua dice sono innamorato di te, qua c'è una grande potenzialità d'amore, perché il re di coppe è l'unico amore, è l'unico re innamorato intanto, e poi parla di un amore forte, di un desiderio di nuove esperienze. Anche se questa persona, prima di magari venirvelo a dire, ci vorrà del tempo, perché vedete in questo momento lui è in una situazione di riposo, di silenzio, di voler leggere bene ciò che sente, ciò che prova. Quindi tutto ciò ancora lui non l'ha realizzato al 100%, però qua c'è una grande potenzialità. Quindi questa è una bellissima variante, ragazze, chapeau, avete incontrato veramente una persona fantastica. E probabilmente nel contempo qui ci sarà anche un rientro della persona del vostro passato, ma voi sicuramente da regina di spade e da papessa qui non ci sarà trippa per gatti, andate avanti per questo nuovo incontro che mi sembra molto più, diciamo, riconducibile a una sorta di stabilità. Ragazze, questo è quanto, vi ringrazio di essere stati con me, mi raccomando, un like se vi è piaciuto il video, iscrivetevi se non l'avete ancora fatto, sostenete il canale e ovviamente un abbraccio di luce a tutte quante voi. Ciao! Eccomi qua, benvenuti voi terza e ultima variante abbinate al cuore rosso. Quindi metterò qua il vostro cuoricino così lo potete vedere e vado avanti, andiamo a vedere un po' chi avete incontrato, che persona è. Abbiamo preso anche le carte della personalità, ci darà qualche indizio sulla persona che avete incontrato. Questo vi può servire anche per la variante, perché se vedete che nella spiegazione di questa prima parte non c'è un reale riscontro con la persona che avete incontrato, andate a vedere tranquillamente le altre due varianti. Allora, nuovo incontro, cosa pensa di me? È interessato, ci sono potenzialità per il futuro. Questo lo vedremo con i tarot romantic tarot. Intanto vediamo a chi avete incontrato. Beh, una persona che pensa che la vostra storia è unica, quindi insomma questo è partito per la tangente, però deve fare una scelta d'amore, quindi poi andremo a vedere, vediamo chi è, che personalità ha. Un animo sensibile, bella questa carta, vediamo ancora. È una persona leale, molto bella anche questa, però ha anche tratti da narcisista. Ora, tratti da narcisista non significa che è un narcisista, ragazze, probabilmente è una persona un po' egocentrica, una persona che ha sofferto molto nel suo passato, che è stato poco amato, quindi comunque i tratti da narcisista può anche essere una persona che chiede sempre conferme e che è un po' insicuro e per cui si comporta in questo modo. Qui abbiamo la carta della lettera. Quindi
Quindi questa è una persona che al momento sembrerebbe che con voi ha molta messaggistica, o comunque questa storia è legata tanto ai messaggi. Vediamo ancora. Estate. Allora, qui in estate tutto ciò che chiedi ti sarà dato. Quindi qua mi viene da dirvi che in questa stesa questa persona si sta prendendo del tempo. Infatti devo fare una scelta d'amore. In effetti qua parliamo proprio che questa persona deve ancora scegliere, e forse in estate lo farà. Però ragazze, questa è la vostra anima gemella, mamma mia, bellissima. Sì, questa persona è proprio la tua anima gemella. Meraviglioso questa notizia, molto molto bella. Allora, andiamo a rivedere. Questa persona dice: la nostra storia è unica, però devo fare una scelta d'amore. Questa persona ha un animo sensibile ed è una persona reale, ma anche tratti da narcisista. Tratti, non è che è un narcisista, tratti da narcisista. La vostra storia probabilmente ha a che fare molto con la messaggistica al momento. In estate ci sarà una risoluzione importante, tant'è che devi fare una scelta d'amore, però attenzione, è la vostra anima gemella. Chapeau, chapeau. Andiamo a vedere, nuovo incontro. Intanto vediamo cosa pensa di voi questa persona. Che cosa pensa di voi? Quindi cosa pensa di voi questa persona? Cosa pensa di voi questa persona? Qua viene la carta del giudizio. Qua ci parla ancora di scelta. Allora, andiamo a vedere. Uscita questa carta, l'abbiamo presa. Abbiamo un 3 di spade e abbiamo la carta del 5 di spade. Allora, cosa pensa di voi questa persona? Allora, intanto pensa che voi gli avete proprio risvegliato nuovamente tutto. La passionalità, tutta l'animicità, cioè proprio gli avete dato uno squillo che ha fatto un balzo che non ha capito più nulla. Vedete, qua voi siete state voi la persona che, evidentemente, questa persona, vi dico subito, sta vivendo una situazione non bella. 3 di spade, 5 di spade. Probabilmente la persona che avete incontrato potrebbe anche essere impegnato o stare lì in procinto di chiudere una situazione del passato. Quindi c'è questa situazione, però voi gli avete dato l'input per trovare il coraggio di attuare questa fine, vedete? Questa fine. Quindi qua sicuramente quello che pensa di voi, pensa che voi siete state proprio il campanello d'allarme. Vedete, così come squilla questa tromba, avete squillato così forte dentro di sé che adesso lui vuole oltrepassare questa soglia e prendere la decisione, la scelta da seguire. E ovviamente questo porterà sicuramente del dolore, una perdita con una persona che evidentemente non gli ha concesso il perdono, non è stata abbastanza, diciamo, buona, tra virgolette, con lui, che gli ha umiliato l'anima, e quindi sicuramente questa situazione di chiusura è al di là del vostro incontro, eh? Questa persona sta chiudendo un qualcosa che non va più da tempo. E che magari non aveva il coraggio di chiudere, però con la vostra presenza è come se voi gli avete proprio, siete arrivate così senza volerlo, come un ciclone, e gli avete fatto venire questa voglia di chiudere ancora di più. Vediamo un po' se è interessato a voi, eh? Vediamo se è interessato a voi. Allora, prendiamo qua le carte. Ecco qua, 3 di coppe. E beh, qua proprio questa persona è interessata, non solo interessata, ma proprio c'ha un'attrazione fisica incredibile. Abbiamo la carta delle stelle, bellissima questa carta, e il 5 di coppe. Allora, questa persona, vedete,
è molto interessata a voi, anzi è così interessata a voi, viene proprio la carta dell'amore fisico, no? Che quasi non ha neanche, come dire, il coraggio di dirvelo. Ma lui è speranzoso, con la carta delle stelle, lui vuole assolutamente coltivare questa situazione con voi. E non vuole avere rimpianti, non vuole avere conflitti, non vuole avere baruffe. Quindi questa persona sta cercando di mettere a posto la sua situazione e verrà da voi solo quando avrà avuto il coraggio di chiudere, cioè nel senso, magari vi vedete, vi messaggiate, c'è un qualcosa, ma io con questa persona è come se non vedessi una vera e propria relazione, vedo più una situazione molto animica, molto forte, ma che ancora non è come se vedete, non ha il coraggio di venire da voi a chiedervi, non so, magari un incontro, di fare l'amore. Perché? Perché lui deve mettere a posto questi conflitti, queste baruffe, queste situazioni che ha con, non vuole creare questo, non vuole che creare conflitto, cioè lui vuole lasciare chiudere con il passato e venire da voi con sincerità di sentimenti, perché la carta delle stelle ci parla proprio di questo. Quindi lui non vuole che voi pensate che lui venga da voi solo per l'amore fisico, vuole avere l'idea, vuole darvi l'idea che lui viene proprio con la speranza, la fiducia e insomma con desiderio di un qualcosa di più bello, di più importante. Vediamo se ci sono potenzialità per il futuro. Beh, qua viene il carro, ma certo che sì, questi sogni, la speranza dei sogni, e qua c'è anche il 3 di bastoni, una nuova luce, una nuova prospettiva. E c'è la carta della forza. Allora, ragazze, fra voi e questa persona, o ragazzi, c'è un grandissimo legame magnetico, qualcosa di irresistibile, ma qui vedo come se non c'è ancora, non si è, come dire, non si è quagliato ancora nulla. Perché? Perché questa persona ha una situazione del suo passato che vuole chiudere. A prescindere di voi vuole chiudere, voi siete stati, diciamo, la goccia che ha fatto traboccare il vaso. Quindi non si propone, finché lui non si propone a livello fisico di proprio di dire mi piaci, ti voglio, mettiamoci insieme, facciamo l'amore, qualsiasi cosa in maniera palese, perché non vuole sporcare questa situazione che sente per voi. Quindi lui aspetta prima che insomma possa dire a questa persona che non va più bene, che non è più adatta, diciamo, a continuare questa relazione con lui, e poi darsi questa nuova luce, questa nuova aspettativa con responsabilità, d'amore, con forza, con la forza, l'energia, il magnetismo, con la speranza di cambiare questa strada in piena convinzione. Quindi diciamo che questa persona c'è una grandissima potenzialità. Il carro è la carta della forza. Il 3 di bastoni che ci parla di una nuova linfa, di una nuova aspettativa, di una nuova luce. Quindi c'è tantissima potenzialità. Però questa persona al momento non farà nulla se non prima aver chiuso questa sua precedente storia. Perché ha intenzioni non serie, serissime nei vostri confronti. Sente che siete proprio la sua anima gemella, quindi la vostra storia è unica, essendo una persona leale e c'ha anche un animo sensibile. Vedete, questa scelta d'amore che io vedo qua, devo fare una scelta d'amore, avverrà in estate, quindi c'è un po' di tempo, c'è del tempo. Adesso siamo in inverno, primavera, estate, ci vuole un po' di tempo, ma qui ci sono tantissime potenzialità, ragazze, chapeau. Allora, se vi è piaciuto il video, like, mi raccomando, gratificate il nostro lavoro. Se volete sostenere, ringraziare anche sostenendo il canale, iscrivetevi se non l'avete ancora fatto. Io vi ringrazio, vi saluto, un abbraccio di luce dalla vostra Zaira. Ciao!